lunedì 31. Sei tornato dalla pensione a Maghi, oggi è il giorno libero perché domenica c'è stato il festival culturale. Senza indizi non puoi far altro che attendere i sviluppi del caso. Cosa potresti fare? Possiamo vedere la televisione intanto, tanto non comprerò nulla. Chi è? Mashimosh? Oh, è Yosuke. Tascatta! Dete kureruto omottase! Omae kyou shima daro? Tanamu, chotto... Ancora! Ma che palle, è molto agitato. Kyou junius de Halloween fair nanda. Junbi zenzen dekite nakute sa. Kazari wa aru kedo, chifu inakute, dare ni tanonde ii ka wakannen da yo. Omae igai, tanomeru yatsu inai nda. Honto, onegai sa. Non credo di avere scelta, vero? Vabbè... No, mi devi dei soldi, sono al verde. Sono al verde, ho bisogno di soldi. Yosuke ha riattaccato, sarà meglio andare al Junes. Mattina presto, giorno. Junes, area ristorazione. Tu e Yosuke avete lavorato sodo per sistemare le decorazioni. Ah, che bellino. Ma cosa siamo? Così te... Yoyaku owatta se. Ho finito anche io. Oh, timing bacchiri. Sassuga ni ki ga au na. Sei troppo lento, fai schifo. Ni shitemo niatten na omae. Il che vuol dire che me lo regaleranno di sicuro. Dovresti metterne una anche tu. Mochiron. Honban wa ore mo chanto kiru se. Avrei voluto rispondere, avevi dubbi, però a questo punto mettiamolo in mezzo anche a lui. Teddy? Ecco. Oh no. Sarebbe un peccato mandarlo via, no? Anamura! Are, Yosuke-kun. ちょっとちょっと どうなってんの? あ、チーフ、お疲れ様っす! ハロウィンフェアの飾り付けなんすけど Non lo sapevi che è stata annullata? あ、やだな、陽介くん あれ、とっくに中止になったでしょ? は? Esatto 中止決まった時の朝礼 陽介くんもいたと思ったけど あ、朝だしぼんやりしてたかな ま、片付けよろしくね すごいね、これ。陽介君たちが飾り付けたの。こんなに頑張ってくれるなら、やればよかったな、ハロウィン。Yosuke, mi hai fatto perdere la giornata? Siamo venuti giù un mese prima. みないでくれ。そんな目で俺を見るな。 Yosuke si è scusato e ti ha regalato qualcosa per ringraziarti prima di salutarti. C'è ogni costume di Halloween non utilizzato, il costume di Halloween, quindi costume per tutti. Beh, è novembre oggi, o domani più che altro. キリの影響を現地調査しました。稲葉市ではここ数年頻繁に濃霧が発生していますが 原因がよく分かっていません。市内では霧の原因について憶測が飛び交い、体への影響を不安視する。Ma non penso che abbia effetti sul corpo, più che altro sulla psiche. 霧の原因に害を与えることは考えにくいとしており、殺人事件による不安視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 による
の中でも元気に遊ぶ子供たちに体調や心の不安などSe la mettono in questo modo, allora forse ha degli effetti negativi, però. この人、学校に来たよ。Non mi sembra. 調査を終えた香西氏はコメントを発表しています。現代は些細な環境の変化にも目を配り、政治に反映させていかなければならない。今日私はある生徒と話したが、その子は風評に惑わされず、自分の言葉で話していた。Cos'è parlato con Nanako? 我々大人こそがそうでなければならない。我々は常に子供たちの未来を管理する必要がある。香西氏はこう述べました。集まった保護者たちからは拍手が上がりましたが、一方で選挙に向けた人気取りとの票もあり。Beh, oddio. Non è così scontato effettivamente. Anche Shido era lì, eh? 痛い。Nanako è rossa in viso. Hai la febbre, tesoro?
ha la febbre alta, devi metterla a letto. Hai dato una medicina a Nanako e le hai detto di riposare. No, patata. È vero, però siamo vicini. Sì, ma non dire come se stessi per morire queste cose. Ci sono due giorni di pioggia. E così il festival culturale è finito, il vecchio inverno è in arrivo. Comincia la stagione degli sport invernali, il pattinaggio artistico è molto popolare, vero? Bene, è l'ora di educazione fisica, ma voglio farvi una lezione di inglese, considerato un allenamento mentale. Ditemi a cosa si riferisce la parola figure in figure skating. Figure geometriche? Esatto, quel figure si riferisce alle forme geometriche del pattinaggio artistico. In origine i pattinatori disegnavano delle forme specifiche sul ghiaccio per poi essere giudicati sulla precisione. Personalmente quando sento la parola figure penso sempre alle action figure. Beh, i pattinatori sembrano delle bambole. Hai risposto correttamente. Sono un po' preoccupato, parlano di effetti sul corpo e poi Nanako si ammala. Strano, eh? Ciao, Naoto. Buon pomeriggio, è ancora un po' strano incontrarti qui. Ah sì, non ci sono stati altri sviluppi riguardo al biglietto. Sospetto che sia solo uno scherzo di pessimo gusto. Perdonami se ti ho fatto preoccupare. Ancora? Mi ha già detto la stessa cosa l'altra volta. Aspetta, ma l'altra volta era quella con Yumi o l'altra volta era quella in cui ho parlato con lei, effettivamente? Buongiorno, Star-san. Ah, sì, hai un po' di tempo libero per me oggi? Certo, si rafforzerà presto. Dai. Non ce n'è bisogno. Accompagnala comunque. Beh, se davvero non ti scoccia. Strano però che ti fa fare di nuovo. Ma scusami, ma non l'abbiamo già fatto sta cosa? Hai in mano un biglietto. Un altro di quei biglietti, eh? Sì, è innegabile. Naoto annuisce con decisione. A giudicare dall'aspetto è lo stesso tipo di cartoncino. È delle stesse dimensioni ed è senza firma come l'altra volta. È quasi certamente della medesima persona. Parliamone in un posto appartato. Naotina, che ti preoccupi? Sulla banchina del fiume Samegawa. Ma che passiamo tutto il tempo qua? Sul biglietto c'è scritto: caro detective, i tuoi beni preziosi sono nelle mie mani. Riuscirai a recuperarli? Il gioco è iniziato. Il ladro fantasma. Joker? Sembra opera della persona che si è introdotta nella nostra residenza. Le darò Yakushiji-san per mandarla alla polizia come prova. Il ladro fantasma, eh? Che assurdità. Non ho tempo da perdere con queste cose. Perché sei così a disagio? Non sono agitata. Difendo il buon nome degli Shirogami seguendo il caso fino alla sua conclusione. Naoto sembra abbattuta. Anche se è penetrato nella villa e mi ha mandato questa sfida. Lasciando tutto in mano alla polizia potrei compromettere l'onore degli Shirogame. Ah, ecco perché detesto tutto questo. Quando sono con te mi sembra sempre di perdere il controllo. Non voglio farmi coinvolgere in questi giochi per bambini. Ma il fatto stesso di ignorarli mi dà sui nervi. Catturiamola assieme allora. Coppia di detective. Ma certo, sei stato tu a farmi notare questa cosa. Lavoriamoci insieme. Oh, Naoto. C'è un triangolo amoroso un po' strano qui, eh. Naoto è irrequieta per l'imbarazzo. Hai deciso di accettare la sfida del ladro fantasma con Naoto. Senti che il tuo legame con lei si è rafforzato. Non che ci fosse da aspettarsi diversamente, eh. L'affinità sociale è livello 4. Fortuna è migliorata. Influenzato anche la sua persona. Con concentrazione. Come sei messo tu a punti attacco? 30 e 40 di magia. Beh, concentrazione a discapito di qualsiasi cosa la mettevamo. Se poi gli arriva anche carica, siamo tutti che contenti. Ora che abbiamo preso la nostra decisione, esaminiamo di nuovo il primo biglietto. Deve contenere qualche indizio. Oh, naturalmente indagheremo su questo caso solo nel nostro tempo libero. Certo, ovviamente. C'è altro a cui devo dedicarmi. Giustamente, hai accompagnato Naoto a casa. Giustamente, non bisogna tralasciare il caso principale. Okaeri! Bentornato.
Oggi sono andata a fare compiti, il frigo è pieno di cose da mangiare. Ma tu come ti senti? La testa? Fa un po' male, ma sta bene. La cosa non mi lascia sicuro, tesoro. Diligenza e comprensione. Noi dobbiamo aumentare la comprensione. Non c'è nessuno stasera in giro. La cosa più intelligente sarebbe... rispondere al telefono, vediamo. Ciao, sono Cie. Cosa fai domani? Che dici, fare un salto nella TV? Sai, per allenarci. In realtà no. Cioè, siamo... Non vorrei dirtelo, ma siamo... overlivellati. Non vorrei... sai, abusare. Solo per voi Pietra Ryugu, un blu scuro che ti appassiona. Che meraviglia, non crede ai miei occhi. Più Pietra Ryugu, sì. Melone perlina, ok, in realtà il melone più la melanzana, cacchio. Belli tutti e due, però punterò la pietra, nonostante sappiamo che Tanaka è un po' una fregatura. Però la pietra non ne abbiamo, molto probabilmente, quindi potrebbe essere utile. Il melone e la melanzana siamo a posto, dai, siamo sinceri. Più cibo dietetico. Mi sento un po' fregato, come al solito. Origami facile. Ottieni più comprensione ottenuta piegando le gru. Ah, allora, possiamo fare così, volendo. Mi scoccia il fatto di dover perdere tempo per aumentare una cosa che poi aumenta un'altra statistica, quando probabilmente siamo già vicino alla fine. Pieghiamo gli origami. Ma dai, che figata. Hai deciso di piegare degli origami. Hai piegato meticolosamente le gru di origami per qualcuno che nemmeno conosci. La tua comprensione è aumentata. I colori della carta da origami ti affaticano la vista. Usa solo carta sobria e banale. No, riposiamoci un attimo e poi riprendiamo. La tua vista si stanca sempre di più, rallentando la produzione degli origami. Aia. Non hai completato il gruppo di gru, dovrai continuare la prossima volta. Vabbè, tanto non mi pagano, però. Magari mi danno un bonus se... se ne completo di più, no? Senpai. Buongiorno, senpai. La settimana scorsa mi sono divertita tantissimo. Prima il festival culturale, poi il pigiama party con tutti. Ero molto felice, pensavo che non avrei più potuto fare esperienze simili. Oh, hai visto le previsioni del tempo? Sembra che nel fine settimana il clima peggiorerà. Dobbiamo tenere d'occhio il canale di mezzanotte. Ultimamente non è andato in onda, non avendo piovuto. La prossima volta potremmo avere una sorpresa. Facciamo attenzione. Già, sembra che la città pensi che il caso sia chiuso, ma non abbiamo ancora catturato il vero omicida. Eh beh, quello è vero. Ed eccolo qui che corre via. Interrogazione? Chi arriverà? Naoto. Eccola qui. Konnichiwa. Buon pomeriggio. Hai degli impegni dopo la scuola? Vorrei che venissi con me. Te lo faccio sapere dopo. Oh, hai da fare? Sono arrivata troppo tardi, quindi. Quando avrai un po' di tempo, avvertimi. In realtà non è colpa tua, Naoto. Anzi, volendo, possiamo... Ma visto che abbiamo detto aspetta un attimo, vediamo se Rise è disponibile. Allora, o è una mia impressione o Yumi non si fa più vedere. Non vorrei che una volta completato il suo confident e la rifiuti non si faccia proprio più vedere. O magari è solo un caso che stiamo beccando i giorni. Io non me li ricordo mai quali sono i suoi giorni. Becchiamo, come dicevo, i giorni in cui lei non c'è. Però neanche Rise c'è oggi. Oh. Io farei una cosa, ovviamente. Oh, me l'ha cambiato. Inizia a stancarti di piegare sempre solo gli origami a forma di gru. Cacchio, non me l'aspettavo che me la cambiasse. Ti fai forza e continui a piegare gli origami a forma di gru. Non hai completato il tempo. Ma che palle. Chi riceverà questi origami? Ma che palle, ma perché continui a cambiarmi la domanda? Hai iniziato a piegare gli origami più velocemente. Meno male. Non hai completato il gruppo. Ah, quindi proprio è così di default. Passiamo del tempo con Naoto. Grazie. A più tardi allora. Hai deciso di passare il pomeriggio con Naoto. Dai, ma così arriviamo a completare anche quest'altro confident. Chi è che ci manca dei confident principali? Solo Teddy, vabbè, però lui non conta. Cioè, o meglio, conta perché va in automatico. Naoto riflette attentamente mentre scruta i due biglietti davanti a lei. I biglietti vengono dalla bottega Shiroku. Quando ho parlato con la proprietaria, la sua descrizione combaciava con la tua. Questo ladro fantasma li ha comprati pochi giorni prima di consegnarne uno. In tal caso è improbabile che sui biglietti sia stato usato chissà quale trattamento elaborato. Tuttavia, percepisco un lieve aroma di agrumi. Forse una colonia molto delicata. Oh, fratellone, che state facendo? Tu non dovresti stare a casa, che hai la febbre, tesoro? Cosa stiamo facendo, in effetti? Bella domanda. Lì c'è un foglio bianco, volete scrivere una lettera? No, l'abbiamo ricevuto. Questo biglietto nasconde un segreto, forse. Che ne pensi, Nanako-chan? Un segreto?
Ecco un indizio, profuma di agrumi, come le arance o i limoni. Non c'è scritto niente, ma profuma di arancia o limone? Ah, è difficile. Ci sono, è inchiostro simpatico, vero? Ce l'hanno insegnata a scuola. Impossibile, un trucco così semplice. Casa tua è vicina, andiamo subito a provare. Grazie, Naneko-chan, sei una detective migliore di me. No. Davvero, evviva! Hai salutato Naneko che è andato a giocare con le amiche e sei tornato a casa. Con l'accendino, ecco appunto. A casa tua, passando il biglietto sui fornelli accesi, appaiono delle bruciature a forma di lettere. Era davvero un inchiostro simpatico. Il succo di agrumi brucia prima della carta, rendendo la scritta leggibile. Ah, un adulto che usa trucchi così infantili. E questa frase. Sul biglietto c'è scritto: divora le lettere con il volto paonazzo. Ovvero? Divora le lettere con il volto paonazzo, ma è... Potrebbe essere una singola lettera, una casella postale? Naruhodo. Ah, proprio così. Vedo che te la cavi con gli indovinelli. Sorride, sembra che si stia divertendo. Una casella postale. Ce n'è una nell'area commerciale. Andiamo. Ce ne sono due in realtà nell'area commerciale. Area commerciale centrale, presso la casella postale accanto ad Daidara. C'era qualcosa dietro la casella postale. Questo... ce l'aveva il nonno. Perché l'ha tenuto? Bene, hai recuperato uno degli oggetti rubati. Non è abbastanza comprensione... Vaffanculo! La comprensione di merda, quegli origami del cazzo! Perché non ci hanno aumentato la comprensione fin da subito? Vaffanculo! Naoto ha un'espressione strana. L'ho fatto io, quando ero piccola. È un distintivo da detective. Non è di alcuna utilità, però... Secondo me l'uomo misterioso è il nonno. La butto lì. Una sfida insignificante. Con in palio questo distintivo da detective rubato. Mi sono fatto un'idea su chi potrebbe essere il ladro fantasma, ma non sulle sue motivazioni. Questo è un caso importante per me. Eppure, senza di te, Naneko-chan, non avrei fatto progressi. Al contrario, avrei rinunciato a mettermi in gioco. Arigato. Grazie, Star-san. Naoto sorride apertamente. È una cosa piuttosto rara. Senti che il tuo legame con lei si è rafforzato ulteriormente. Dai. Livello 5. Beh, stiamo andando spediti comunque con lei, eh. Siamo già a metà del percorso. In battaglia si è rafforzata, alterazioni gravi in battaglia. Perfetto. Normalmente direi che non è il caso di perdere tempo con questi giochi, ma... Io, credo che questa volta starò al gioco. Se è possibile. Diamoci dentro, allora. Eh? Oh, sì, facciamolo. Naoto arrossisce. Patata, anche lei. Hai riaccompagnato Naoto e sei tornato a casa. Eccoci di nuovo a casa. Oi, bentornato. Ah già, ti è arrivato un pacco sul tavolo. Di già, oggi puoi lavorare come custode. Ehi patata, grazie per oggi. Ehi fratellone, oggi stai meglio? L'importante è quello. Allora, possiamo lavorare sì come inserviente all'ospedale. Infatti saremo a rango 9, ti direi. Potremmo farlo queste altre 2-3 volte e lo completiamo. Ce lo leviamo dalle scatole. Per quanto, vabbè, porella. Però, poi sinceramente ho bisogno di quei 6.000 yen. Ciao Naoto, effettivamente è la prima volta che la vediamo di sera. Come siamo messi con gli sticker premio? Abbastanza. E facciamo come al solito la rara. E andiamo a lavorare. Non è ancora pronto a rafforzarsi. Sai che novità, però. Ah, vabbè dai, prima lo facciamo, prima lo finiamo. 6.500 yen. Dai. Oggi, domani e dopodomani piove. Bene. Vuol dire che la nebbia è in arrivo. Oggi è la giornata della cultura, non si va a scuola. Cosa potresti fare? Se non c'è nessuno, io leggerei anche di mattina. Così con la pioggia la sfruttiamo per bene. Allora, ho fatto ovviamente il salvataggio e vediamo cosa c'è in giro. Se non c'è nessuno, io passo la giornata tranquillo a leggere. Ed è probabile che non ci sarà nessuno, visto che piove. Tranne ad Okina. Okina è sempre meravigliosa. È il fiore all'occhiello del Giappone. E come era ovvio pensare, non c'è in giro una mazza di nessuno. Direi di fare la cosa ovviamente più utile. Siccome non so cosa leggere, e siccome voglio completare, diciamo, la sfida di Aya, io leggerei questo, sperando che ci dia la statistica giusta leggendo con la pioggia. Dai,
Speriamo. Vediamo cosa c'è scritto. Inizia a leggere. Dice che l'essenza della gastronomia cinese è mangiare tutto ciò che viene servito. Grazie al cazzo, no? Senti che mettendo in pratica questo consiglio il tuo corpo e la tua mente ne trarranno beneficio. Hai letto il libro mentre la pioggia picchiettava sulla finestra. La statistica di diligenza è aumentata. Resta da leggere ancora qualche pagina. Oh, se non c'è niente da fare stasera. Però è vero, pioveva oggi. Potevo andare da Aya. No, sei scesa. Puoi lavorare come custode. Ma ti dirò che a sto punto, visto che tanto piove domani e dopodomani, io finisco di leggere il libro. Ciao, sono Yukiko. Scusami se ti chiamo così tardi, ma ti va di entrare nella TV? Sono sicura che potremmo affrontare qualsiasi cosa se facciamo pratica. Pensaci su. Tesoro, siamo al 90, che cazzo ci serve la pratica, sei seria? Cioè, per carità, poverella, non per cattiveria, però... Ora, abbiamo passato tutta la giornata a leggere. Cosa che io non ho mai fatto nella mia vita, a parte manga, su quello non posso dire di niente. Senti che potresti allenarti meglio mangiando la cucina cinese. Dai, che in realtà questo non è che ci aiuta a finire i piatti di Aya, ci aiuta a prendere i bonus in più di Aya. Però... Senpai! Giorno! Non pioveva da un po', eh? Le previsioni dicono che durerà tutta la notte. Meglio se guardiamo il canale di mezzanotte. Hai ragione. Solo noi sappiamo che il vero omicida è ancora a piede libero, vero? Ora che ci penso, senza i poliziotti in azione, dovremmo essere ancora più determinati. Beh, quello è vero. Non c'è nessuno che ci potrebbe ostacolare, nessuno che potrebbe accusarci di nulla. Quindi sì, effettivamente. Da quanto tempo? Ehi, Yosei-chan, l'altro giorno eri alla libreria Yomenaido, vero? Mi hai visto? Stavo comprando l'ultimo insegnante bullizzato. Già letto, fa schifo. L'area commerciale si sta svuotando per colpa del Junes. Si potrebbe distinguere il cinguettio del Candodori. Ehi ragazzi, andate meno spesso al Junes. Fate girare anche l'economia nell'area commerciale. Nessuno sta dicendo ovviamente nulla a Yosuke per questo, però... Chi può dirmi che tipo di uccello è il Candodori? Tu, Ana-chan, hai l'aria di uno che ama il silenzio. Prima lo accusi e poi gli dici anche di fare la domanda. Bravo, sei veramente un bravo insegnante tu. Sono sicuro che è lui che voleva mettere le misure di rise nell'esame. Sicuro, maniaco. Esiste davvero un uccello dal nome Candodori? Pensavo fosse un modo di dire. Ehi, Star, non so che rispondere. È il cuculo. Gli hai suggerito la risposta che ritenevi corretta. Sì, proprio così. Sapevo che lo sapevi, Ana-chan. Un Candodori è una varietà di cuculo. Anche i nomi si assomigliano. Il suo cinguettio è malinconico, capace di suscitare emozioni forti. C'è persino un famoso haiku di Basho che lo riguarda. Candodori, fammi sentire la solitudine nel mio cuore dolorante. Penso che la metterò nell'esame. Ah, c'è mancato un pelo. Grazie. Yosuke ti stima. Bella, fratello. Bella, zio. Dialettica aumentata, anche se ormai la dialettica. O era la diligenza? Mi sono distratto un attimo e... Oggi le lezioni sono finite, purtroppo la pista da seguire e sta piovendo. Io farei una cosa, farei ovviamente un tentativo. Facciamo un salvataggio e visto che tanto non c'è nessuno in giro oggi con la pioggia, proviamo ad andare da Aya. Se riusciamo a fare la sfida sono già contento. Se ci aumenta le statistiche che ci servono, ovvero la comprensione, almeno la diligenza non penso che ce la riesca a dare. O forse sì, boh, non lo so. Tanto meglio. Nel caso non ci desse quello che ci serve, proviamo ad andare a pescare. 3000 yen... Dai, proviamo, anche se in teoria non dovrei farlo visto che i soldi sono un po' risicati, però... Area commerciale da Aya, hai accettato la sfida? Vediamo? No, ancora devi avere tutte le statistiche maxate, di sicuro, per riuscire a farla. Per finirla tutta è necessaria la comprensione, la conoscenza, il coraggio e la diligenza. Nelle tue condizioni attuali non sei in grado di finirlo. Yeah! Hai fatto il tuo meglio per superare la sfida speciale del giorno e sei uscito molto cresciuto. La comprensione, la conoscenza, il coraggio. Peccato, niente diligenza. Ah no, mi ha aumentato ancora la comprensione, la conoscenza e un'altra volta il coraggio, due volte. Che peccato ragazzo, sono 3000 yen. Vabbè dai, per il doppio di comprensione posso accettarla. Grazie, quando ti guardo penso sempre che hai il signor appetito. Chi dorme cresce in altezza, chi mangia cresce in larghezza. Tu e mia figlia siete due eccezioni. Mangia, allenarti e dormi bene, ecco il segreto della vita sana. Dopo aver mangiato sei tornato a casa. Vabbè in realtà non ne è valsa totalmente la pena, ma non ti dico di no. Immagino. Ma no. Era il postino. Ecco. Aya.
Perché ho il sospetto che in realtà non fosse il postino, il fattorino. Perché ho il sospetto che non sia il fattorino quello che è venuto qui. Onii-chan. Bye bye. Bye bye. Otosan. Eh beh, ma era ovvio. Demo, Nanako samishiku nai yo. Onii-chan iru kara. Daisuki. Nanako sorride allegramente. Kyou mo samui ne. Kotatsu dasokka. Samukattara dashinasai tte otosan itteta. Il kotatsu è la coperta quella che si scalda che si mette sul tavolo? Sì. Oh, che bellino. Hai tirato fuori il kotatsu dall'armadio. Switch ireru yo. E adesso prende fuoco. Oh no. Nanako è delusa. Compriamo il migliore. I soldi ce li ho. Te lo compro io. Ci penso io. Ci andiamo domani, tesoro. Vai tranquilla. Hai promesso di andare a fare compere con Nanako. Oh. Ci andiamo domani, tranquilla. Non ti lascerò morire di freddo in questa casa. E oggi sta piovendo, ovviamente. Stanotte piove, potrebbe apparire qualcosa in TV. 3, 2, 1. Boia de. Chi è? È apparso qualcuno. È una sagoma. Però è anche più confusa del solito. Non riesce nemmeno a capire se è un uomo o una donna. Allora, visto un po' la forma, mi sembra un uomo. Ma non è detto nulla. Oi, mita ka? È certo che l'ho vista. Sì. Kusso, mata jiken okishimau no ka? Tonikaku, asta sugu atsumarou ze. Kyou no wa ikura nandemo bonyari sugite, mitame kara ja sui. A questo giro non abbiamo nessun tipo di indizio. Già, asta aketoke yo. Non posso. Devo accompagnare Nanako, patata. Decidi di andare a letto, eh beh. Spero di riuscire a incastrare le due cose, poverina. Ed è apparso qualcosa. Eh beh. No. Beh, a questo giro penso che fosse voluto che fosse sfocata, sai? E sappiamo che la gente che viene rapita è gente di Inaba, più o meno, o che comunque è qua presente. Ma come? Televi, uribano de ikara check shiro tte itta kedo, chanto mita ka? Shitsurei kuma ne, kuma nana-chan to yakusoku mo shita shi, ikiru koto ni shinken yo. Kuma ga miru ni, utsutta hito taikaku hosokoku nakatta? Iya, an dake bonyari de taikaku mo nani mo nai shisho. Kino sei datte, moshiku wa ne ochi ka. Beh, no, lui è quello che dovrebbe capirne di più, Lui è quello che dovrebbe capirne di più su chi potrebbe esserci dentro alla fine. Che palle che però perdiamo questa giornata. Vabbè, non è nulla di importante, però. Otosan. Oi, kaetta zo. Ciao. È un'altra busta per me quella? Kotatsu kowarete, onii-chan to kai ni itte ii? Kotatsu? Ah, mo sonna kisetsu ka. Koko no toko kikou mo hen da shi na. Va bene, andate. Già, tanamu. Donnan demo ii kara. Yatta! Tegami? Sì, è per lui. La lettera è indirizzata al signor Starfish Onyx. Ma non c'è traccia del mittente né sull'indirizzo. Non ci sono nemmeno francobolli o timbri postali. E guardalo che ci guarda proprio. C'è solo una frase. Smettila o stavolta lasciarci le pelle, sarà qualcuno vicino a te.
Hanno mandato un avvertimento perché è apparso qualcun altro nel canale di mezzanotte? Oi, quella è nanda? Boh. Sashidashinin no marukkiri nai tegami nante, sou todoku mon janai nda. Omae, yappari. State litigando? Otaero. Omae, kono jiken ni kagawatteru na. Omae, ittai nani o shiteiru? Digli la verità e inventa una scusa, resta in silenzio. Capirebbe che mentiamo, sarebbe sbagliato. Però cacchio. Prendiamolo a livello di storia. Abbiamo maxato il suo confident, ci fidiamo di lui, lui si fida di noi. Diciamogli la verità e mettiamo fine a questa storia. Cioè, nel senso, tanto di sicuro potrebbe non crederci, quindi hai deciso di dirgli la verità. Ma come? Ma stronzo. Ma te ho detto la verità. Te l'ho appena detto, Dojima. Certo. Nanako è spaventata. Torniamo subito, tranquilla. Beh, il fatto che abbia trovato lui la lettera è... era ovvio che saremmo arrivati a questa cosa. Oh, guarda, persona 5. Vai tranquillo, ti ha tolto il cellulare. Sa, hanashite morau ka. Omae, nani ni kubi o tsukkonderu? Ano keikokujou wa nanda? Naze anna mono ga todoita? Digli la verità e inventa una scusa. Verità, per forza. Hai deciso di spiegargli tutto. Persona? Hito ga terebi in naka ni hairu? Potremmo dimostrarglielo, ma lui non si fida. Ma come? Questo annulla tutto quello che è successo con col confident, però, eh. È veramente brutto. Gomenasai. Televi no naka ni persona ka. Ma so da na. Ya, ano ne. Boku wa kimi tachi o shinjitai nda yo ne. Kitto Dojima-san mo shinjitai kara koko ni tsurete kite hanashi o kiiteru nda yo. Sore to hora, koko nara anzen da shi. Beh, grazie. Ano tara shinpai de hon o shitakatta nda yo. Aijou no uragaeshi. Ya, aijou sono mono da to omu yo. E su questo non c'è dubbio, però. Kanashimanai de ii kara. So da. Dojima-san ne. Ima ni natte saisho no jiken no kankeisha o shirabe naoshiteru nda. Kono jiken. Kekkyoku Dojima-san mo nattoku itte nai mitai. Meno male che qualcuno non lascia perdere il caso. Ammari shaberu to mata doyasarechau ne. Già, boku heya no soto ni iru kara. Nani ka areba. Rimani tutta la notte? Ha voglia di compagnia. Nel frattempo al reparto alimentari del Junes. Perché faccio schifo questo lavoro? Ma come? esatto. Ovvero? Ora, kore, motto che. Ma dai, che carino. meno male, dai. Ma è a forma di Teddy quel cellulare? Hai i suoi colori. E ha chiamato noi, immagino. Ma
外を歩いてて気づいてないとかか。なあ、purtroppo no, mi spiace. Metti via quel cellulare. Nana ちゃんとか遊びに行く。遊ぶ約束たくさんしたからね。行かねえよ。てかお菓子戻せ。もう晩飯時回ってるだろ。今度にしろ。ああ。ああ、そっか。あいつ出かけてるなら、Nana ちゃん。Oh, dai, almeno scopro che ci hanno portato via。お留守番かわいそう、クマよ。晩ご飯差し入れに行ってみるとか。ティプレコ、ティプレコ、ティプレコ、ティプレコ。もう分かったよ、しょうがねえな。オッケークマ。ザ、タデットディシー。ヨスケ、おっとな。クマ、その心遣いにキュンってした。じゃあちょっと待ってろ。もう一度電話してみるから。È strano che non risponda。やっぱ出ないか。え、もしかして家電なら出るとかってオチか。Fratellone è stato portato via. もしもし。あ、ナナコちゃん。お兄ちゃんは？いない。変な手紙が来て、それを見たらお父さん怒って。あいや、questo non doveva succedere。お兄ちゃん連れてった。ちょっと、警察に連れてった？なんらさ。いい加減クマに変わりんしゃい。Sta animazione incredibile. あなたのクマクマ。また一緒にジュース飲んだり、お菓子食べるかよ。No, non mi va, voglio il mio fratellone. 変な手紙。お兄ちゃんたちの様子はクマたちが見てくるクマ。だから心配しなくていいクマよ。Oh, ma che bravo! まさかまたあの警告状。二つ目が来たってことか。È riuscito a tranquillizzare Nanako, bravo però. 警察に。クマ、一旦電話切れ。みんなに連絡する。Vengo tutti alla stazione. Intanto in una stanza della stazione di polizia. Siamo seduti qua da 4 ore. Il tempo scorre lentamente. È mezzanotte. Ui. Fiori pioveva quando sei arrivato. Potrebbe apparire qualcuno nel canale di mezzanotte. Figa, siamo in piedi da tutto quel tempo? È apparso qualcuno, è sfocata ma vedi una sagoma... No, aspetta, non l'ho letto. Una sagoma minuta. È una ragazza, probabilmente una bambina delle elementari. È Nanako. Non riesci a vederla chiaramente, ma riconosceresti ovunque Nanako, dato che la vedi ogni giorno. Nanako è nel canale di mezzanotte. Tuo zio Dojima ti ha tolto il cellulare. Al momento non hai modo di contattare i tuoi amici. Lo sapevo che sarebbe successo qualcosa. Lo sapevamo tutti che sarebbe successo. Intanto, altrove. Kawaisoni. Sugu raku ni shite ageru. Più che altro, in questo momento sono tutti con Nanako. Quindi, in teoria... Saki, mayonaka terebi ni utsutteta no Nanako-san janai? Douste Nanako-san ga terebi ni detari shite nai no ni? Ie, detetan desu yo, Nanako-chan mo.視覚的にじゃなく、言葉の中に。Esatto。学校訪問に来たこと、何度かニュースで流れましたよね。そこで、彼は自分と話した一人の生徒について。Lo sapevo che era lei、cazzo。コメントを出して叩いたんです。Lo sapevo。その子は匿名のまま、知名度だけ上がっていった。それがナナコちゃんだったんです。興味に反応した新聞が、今日の夕刊に写真と実名インタビューを大きく出してます。こういうよね、そんま。もっと前から風の噂に知っていた人も多いでしょ。そんな。もっと早く気づけばよかった。絵で出ていないものはテレビに出ていないとすっかり思い込んでいました。どうしよう、ナナコちゃん今家に一人なの。Sto andando da lei adesso。僕がこれから行って、ナナコちゃんの無事を確かめます。警察にも花村先輩たちが今向かっているところです。事情を伝えてくれるでしょう。わかった、私もすぐ行く。ユキコとリセちゃんにも連絡しとくから。Ci arriverà Naoto? Speriamo. Tempo dopo in una stanza della stazione di polizia. Omae dashi nande koko ni? Oi, mate, nanda? Katte ni akeru na. Nanako-chan ga inakunatta! Dou iu koto da? Shirogane kara desu. Nanako-chan chi no te ga Dojima-san chi no mae ni imasu. Shirogane! Oi, dou iu koto da?今、堂島さんの家にいます。
扉が開いていて、中は誰もいません。おそらく奈々子ちゃんは例の連続殺人犯に誘拐されています。堂島さんだって気づいてたでしょ。事件はまだ続いているんです。はい、il cellulare。こちらは KJ お客様サービスセンターです。おかけになった電話番号は電波の届かないところにあるか、電源が入っていないためかかりません。ナナコ、堂島さん。Allora, 本当なのか、本当にナナコ。 Un attimo. Allora, lui sta rimanendo di una calma comunque impressionante. In una qualsiasi altra, diciamo, serie tipo poliziesco e simili, nonostante noi non abbiamo colpe, ci avrebbe preso tipo dal colletto, ci avrebbe messo al muro dicendo: dove è finita Nanako? E non gli avresti comunque potuto dare torto. Dobbiamo sbrigarci. Nananda, dosti, dosti Nanako nanda. Tabun, media ni toriage. Do suru desu ka? はい、交通課、太田。誘拐事件だ。至急手配頼む。国道沿いに検問張れ。検問？まず。Allora fido mia figlia, porca troia。ごちゃごちゃ言ってないでやれ。被害者は7歳、女の子。俺の娘だ。娘さん？現場は？どうして誘拐と？それは、とにかく、こいつは例の連続殺人にもつながってるかもしれないんだ。かもしれないって。事件の犯人上がったじゃないですか。いつからですか、いなくなったの。誘拐の予告や犯行声明は？いや、とにかく今は説明してる暇はない。はい、一応関係各所に連絡はしておきますが。殺人との関係って言っても証明できないし、所内すっかり解決ムードですから。あ、だちしたいツイッター。どこ行くんですか。探しに行くに決まってんだろう。例の殺人とつながりゃ、警察は事実誤認で泥をかぶることになる。上はギリまで事件とは認めない。待ってられるか。そんな、当てとかあるんですか。車でも使われてたら、とてもじゃないけど。うるせえ。だから急いでんだろうが。ドジマ se n'è andato da solo, ovviamente.Mi dite cosa sta succedendo? Ah, ma... come fare? Dojima-san, è in un attimo. Adachi-san, noi andiamo. Quindi, liberate questo. Se lo dico, come si fa? Come è andata? Ecco. Ah, aspetta. Se non è venuto a casa, è tanto ormai, Adachi. Goccia goccia, urusei na! Ima, sore doko già ne è daro! Miuchi ga abune te no ni!何の義理でボサッとしてろっつんだよ。てめえ責任取れんのかよ。ああ、辰巳くん。だ、気持ちはわかるけど、何が起きてるのか説明してくれないと、やっぱり出すわけには。説明すれば解放してくれるんですね。わかりました。いや、約束したわけじゃ。どの道僕らもただ出て行ったって当てがない。一旦全員で状況を整理しましょう。Adachi さんへの説明にもなるはずです。うん、Però non penso che ci sarà di molto aiuto, eh? これまでと同じ犯人による誘拐と見て間違いないでしょう。 Finalmente qualcuno l'ha detto. Qualcuno ha detto che Mitsuo non c'entra nulla con gli altri omicidi. Con Moroka ormai accurato, con gli altri no. Nanako ちゃんの家は玄関の鍵が開いていました。しかも鍵にはこじ開けられた痕跡がなかった。 Nanako ちゃんが自分で開けたってこと？ A qualcuno che magari conosceva? 僕らの時と同じだ。犯人は忍び込んだんじゃなく、堂々と玄関から現れたんです。呼び鈴を押して。私たちの時と同じ。私たちの時…Anche noi siamo stati rapiti。でもお二人の時とは事情が違う。温泉に入った時、ナナコちゃん言ってました。一人の時は知らない人が来ても、l'ha anche detto. 玄関は開けないと。犯人はナナちゃんが知ってる人。 Bravo Teddy. 先輩、誰か思い当たりませんか。
Qualcuno della sua scuola, un amico di Dojima, non saprei. Allora, l'altra volta che abbiamo visto una sagoma nella nebbia, io ho pensato a una persona. Era solo una sagoma. L'abbiamo visto poche volte e non ne ero certo. Quindi un amico di Dojima? Yeah. Ma sul lavoro? Magari fuori dal lavoro. Una persona, un conoscente. Sì. Ce ne sono altre persone, eh? Non sarai solo tu che conosce. Quella televisioncina lì non andrebbe bene. テレビ。なんで?誘拐の現場はバラバラなのに、テレビが使われるのはいずれも誘拐の直後。玄関先でと言ってもいいでしょ。おそらく犯人はテレビを携えて。 Cioè sì, arriva il colpevole con un televisore sotto il braccio. 車が犯行現場ってことか。犯行のスムーズさから見て おそらくセダンではないある程度大きな車でしょう。 Un SUV. ところが不審者の目撃情報が全くないんです。多くが白昼堂々の犯行なのにこれはおかしい。顔見知りで車で移動。でも見えない車。偶然誰も見なかっただけはさすがにありえないよね。これだけ繰り返してるわけだし。見えない車ってそんなのある? 一体何? Un furgoncino, il fattorino. Soka, omoidashita. Kitaseyo, Takahai. Takahai no truck. Takahai no truck nara doko no ie no mae ni tomatte tatte fushin janai. È venuto un tizio local na la sera. Haitatsuin ga maido onaji de kao mishiri. Shikamo Nanako-chan ga rusuban shiteru toki ni dake atteta kara bokura wa shiranai. Adachi-san, kokoro-atari arimasen ka? Sonna, kodomo no oshaberi kara deta suiri o kiketemi iwaretemo. Takuhai bin dakke? Keiji toshite no boku no kenkai wa da ne. Nakanaka kore wa mukashi. Guarda e basta! Oe, kore te... Kimirano-suiri... Atatteru... Dai, sentiamo, dici. Dojima-san ga ichi kara arai naosutte azumete ta saisho no yama no anagoroshi no shiryou nan dakedo sankounin no hitori ga unsougyou tte. Ma guarda un po' che culo. Zenshoku kaiko no nochi kagyo o tsugi unsougyou. Zenshoku... Nel consiglio? Genisho... Namatame Taro! うん。演歌歌手の旦那か。今は職業が一致しただけですが、行く当てを絞るだけなら十分だ。住所はここからすぐです。ああ、せっかく手がかり伝えたのに流れちゃったよ。ま、だい。ほんにスクゼポアナ。大丈夫かな?犯人普通の相手じゃないわけだし。ナナちゃん。アダチさん。 捜査に進展があった以上、僕はすぐ現場へ行かないと。バイ、ファイトラボロ。僕は知らない。何も見なかったってことで。Tipo che qualcuno esca da qui. Adachi-san. Iko, namatame-no-ie. Dojima-san mo soko e mukatteru. Beh, però finalmente abbiamo un nome, incredibilmente, tra l'altro. Occhio, occhio! Cioè, questo tizio era nel consiglio del governo? Porca troia! Oi, nanda are? K
煙出てんぞ。Ma a parte non stava piovendo, scusami. Ma stava piovendo. Vabbè, però, quelli sono dettagli. Dojima-san, daijoubu desu ka? Nanako wa... Moshi-moshi, kyūkyūsha no tehai negaimasu. Kōtsū jikō desu. Fushōsha, danshō... Siamo nell'area commerciale, svelti! Gochimo namatame sangashi no oen yobanai to. Nanako... Nanako wa... Uso... Nani kore? Un incidente! Namatame no... Ie... Mukatte... Tochiu de... Yatsu no kuruma to... Ottete... Kusso... Nanako wa doko da? Ma è l'incredibile Namatame perché... No. Per la manovra che ha fatto in realtà sono ancora... Uno intere le macchine e due quella non si è cappottato. Cioè era su due ruote. Doveva cappottarsi come minimo. Ecco, c'ha pure i guanti. Ehi, Tabun, Namatame ga kaita mono desho. Boku wa shinsekai no sonzai o shitta. Nara boku wa hito o sukuwanakereba naranai. Sukuu da? Da soria? Salvare da cosa poi? Higaisha tachi no genjusho. E ci sarà anche quello di Kanji Yukiko e il tuo. Esatto. Amagi Yukiko, Tatsumi Kanji. Kujikawa Rise. Misui de tasukatte yo ni denakatta 3 kenme ikou no higaisha mo chanto kakareteru. Soshite Moroka sensei no jūsho wa kaite nai. Ovvio, perché non era nell'elenco. Sore wa kimari da yo. Saigo no hizuke wa kyou da. Konna chiisana ko ga utsutte shimau nante. Kono ko dake wa zettai ni sukutte arigatou. Quindi non ce l'ha buttata lui. Oh sì. Sore Nanako-chan? Cioè, aspetta un attimo. Quindi il fatto che la gente appaia non è collegato al fatto che qualcuno ce la mette. Cioè, appare a prescindere e lui poi ce la porta dentro per salvarle. Takuhai no furi shite, doudou to genkan kara kite, sugu nidai no terebi ni hōrikonde. Sì, ma come la stordiva, scusami. Nanako-chan, hokkakenai to! Koko ni terebi arun da shi! Ma, matte, matte! Henna toko ni tsunagatte tara kiken kuma yo! Ma è que... ma almeno se arrivi dove dobbiamo arrivare, scusami. Ikkumo no yarikata de ashita kara itta hōga ii kuma! Kedo yo! Watashi tachi ga shippai shitara, dare ga Nanako-chan tasukeru no? Nanako-chan no kyūshitsu wa asu ikō saiyūsen de. Namatame no yukei wa keisatsu ni makasemashō. Allora, Dojima-san. Mi scoccia solo una cosa. Mi scoccia il fatto che non siamo riusciti a potenziare Rise più tardi nella stanza dell'ospedale. Dojima ha aperto gli occhi. Minchia. Sembra che abbia ripreso i sensi. Guai wa? Nasakenai kakkō. No, stai normale, dai. Nanako. Nanako wa ore no ikigai da. Aitsu o nakushimatta ra ikiteru imi nakai. Lo so, abbiamo fatto il tuo confidente anche il suo. Anako wa ima kono shunkan mo kowai o omoi shite. Ci penso io, tranquillo. Nano ni ore wa Non ti preoccupare. Sono sicuro che nell'anime questa scena lui abbia almeno le lacrime qua. Sono abbastanza sicuro. Ci penso io, tranquillo. Faremo tutto il possibile, fidati di noi e riposati.
ナナコちゃんは僕らが必ず助け出します。ありがとう。少し日数がかかるかもしれませんが、信じて待っていてください。Allora, io so che non ci sarà la possibilità, ma vorrei sperare di riuscire a, come dire, ad aumentare almeno Rise. Naoto ci vorrà troppo, ovviamente, ma almeno Rise. Voglio sperare di riuscire a farla. それは間違いないクマ。生ためは警察が追っているはずですから、僕たちはナナコちゃん救出だけを考えましょう。私らにしかできないもんね。えべ。っていうか、私たちがやらなきゃ。Dobbiamo però trovare gli indizi, di sicuro. とうとう犯人までたどり着けた。ここまで来て、ナナコちゃんを犠牲になんて絶対させない。ああ、いよいよ締めだ。やってやろうぜ。俺らの力だよ。はい。クマ、ナナちゃんと約束したクマよ。また遊ぼうって。大丈夫だからって。クマ、約束したクマよ。Ti faremo mantenere quella promessa, tranquillo. ちゃんと助け出せるさ。それに、堂島さんのためにもな。またスイカ、食わせてもらおうぜ。とにかく、今やれることをやるだけです。そしてこれは、Anche perché non penso ci siano molti indizi da prendere qua. Daijoubu, con date chi hai haitten da kara, kekka wa tsuite kuru tte. Yarikata wa imamade douri da. Nan mo kawaranai. Sentiamo. Kin no hi made ni Nanako-chan o mitsukete torimodosu. Son dake. E fin là, è ovvio. Grazie. Tutti condividono gli stessi sentimenti. Lo sapevo che aumentava, però era proprio la frase da aumentare il rango questa. Manca solo uno però, manca solo un rango. Il matto è migliorato. Salvare Nanako prima del possibile il giorno di nebbia, ne siete certi? Mi chiedo, non vorrei scoprirlo, sincero. C'è anche la volpina. Però mi chiedo cosa succederebbe se non la salvassimo.